Ciao a tutti, continuiamo con le nostre lezioni e oggi parliamo di Elio Vittorini, lo scrittore siciliano siracusano, di cui io posseggo una copia autografata di Conversazioni in Sicilia. È stata regalata da Elio Vittorini stesso a mio nonno, che appunto era di Siracusa ed era dello stesso suo anno, 1908, e vivevano a pochi metri di distanza. Quando tornava in Sicilia si incontravano e una di queste volte ha regalato a mio nonno una copia appunto autografata, che io ovviamente conservo con molto molto affetto. Allora, prima di parlare di Vittorini dobbiamo parlare della grande corrente letteraria che ha caratterizzato il secondo dopoguerra, dagli anni 45 indicativamente, 45-55 così, ed è il neorealismo. Ne abbiamo già accennato quando abbiamo parlato soprattutto di Moravia e un po' anche per Gadda, però ora lo facciamo in maniera un po' più, diciamo, completa. Allora, il neorealismo si diffonde in Italia, ma non solo in Italia, in tutta Europa, subito dopo la guerra. Allora, innanzitutto c'era la volontà di dire la verità, perché il fascismo aveva, diciamo, nascosto la verità, aveva detto una verità di regina, ovviamente una verità controllata. Adesso c'era la voglia di dire la verità, di denunciare la condizione del popolo, di denunciare tutta una serie di cose che prima non potevano essere dette. Ed è una letteratura nuova, una letteratura al servizio del popolo, che deve servire, deve aiutare il popolo, deve servire e deve essere utile ad evitare che tragedie come quelle della Seconda Guerra Mondiale, del nazismo, del fascismo, non si ripetano mai più. Quindi è una letteratura impegnata, con uno scopo, non serviva soltanto a consolare, così come negli anni 30 c'era la letteratura solariana della rivista Solaria. Solaria è una rivista fiorentina che viene pubblicata dal 26 al 36. L'accenniamo soltanto: se vi interessa approfondire Solaria, andate a vedere la lezione su Moravia, che lì ne ho parlato abbastanza. La letteratura degli anni 30 aveva fallito perché aveva permesso i crimini della Seconda Guerra Mondiale, del fascismo e del nazismo, quindi la letteratura si era fatta da parte. Ormai durante il neorealismo, alla fine della Seconda Guerra Mondiale, la letteratura non poteva, l'arte in genere, non poteva permettere più cose del genere, quindi si doveva impegnare per combattere questa situazione. I temi ovviamente sono la resistenza, la guerra, il meridione, le periferie, tutti gli emarginati, tutto ciò che serviva a combattere, a cambiare la società. I modelli sono, innanzitutto c'è Verga, la ripresa di Verga, però Verga era pessimista, non so se ve lo ricordate. Ovviamente il neorealismo era ottimista, perché voleva, si impegnava a cambiare la realtà. Ma poi il grande modello era anche Moravia, di cui abbiamo già parlato, ma soprattutto la letteratura americana degli anni 30, introdotta da Solari. Era una corrente di sinistra impegnata, diciamo monopolizzata dal PC, nella versione non marxista, ma nella versione gramsciana. Molta parte della sinistra e del pensiero comunista in Italia deriva non da Marx ma da Gramsci, e proprio in questi anni, subito dopo la guerra, vengono pubblicate le lettere dal carcere di Antonio Gramsci. Finisce quasi bruscamente nel 1956, di solito non abbiamo una data ben precisa, invece per il realismo il neorealismo la possiamo fare. Un po' stava andando a scemare, ovviamente, dopo 10 anni, ma un po' perché, parliamo del 1956, perché è una data importante. Questo modello culturale e politico guardava l'Unione Sovietica come il modello di libertà, il modello che aveva combattuto il nazismo, che voleva combattere il capitalismo. In realtà nel 1956 si capisce che non c'era nulla di tutto questo, l'Unione Sovietica era una dittatura, e si vede perché interviene a reprimere la rivolta ungherese. L'Ungheria voleva maggiore libertà e i carri armati sovietici reprimono con forza questa rivolta.
Mott. Nel 1956 molti intellettuali che avevano aderito al PC, Calvino, Vittorini, Pavese, tantissimi, abbandonano il Partito Comunista. Questi qui non avevano buona parte degli intellettuali italiani che avevano abbracciato il Partito Comunista, non l'avevano fatto perché erano marxisti, ma perché erano antifascisti. E quindi tutto ciò che era all'opposto del fascismo andava bene. Però ovviamente alla lunga, diciamo, c'è questo distacco. E anche Vittorini, ora lo vediamo, si stacca dal Partito Comunista. E ovviamente il neorealismo investe molti campi, la prosa, il cinema, la poesia. Per quanto riguarda la prosa, io ho la mia teoria, diciamo così. Secondo me non ci sono veri e propri romanzi neorealisti in Italia, perché lo stesso Vittorini, lo stesso Pavese, Calvino hanno un neorealismo particolare, un po' fiabesco nel caso di Calvino, un po' mitizzato, mitico per caso di Vittorini e di Pavese, ma non c'è una vera e propria scuola neorealista italiana per quanto riguarda la prosa, così come invece c'è nel cinema. Il cinema c'è una grande scuola neorealista italiana che fa il giro del mondo. I romanzi neorealisti italiani non, assolutamente non fanno il giro del mondo, per nulla. Per quanto riguarda il cinema, nel 1943 abbiamo Ossessione di Luchino Visconti, poi abbiamo Ladri di biciclette di De Sica, abbiamo Roma città aperta di Roberto Rossellini. Sono grandissimi capolavori che hanno fatto la storia del cinema mondiale, non italiano. E erano, diciamo, dei film che venivano girati per strada, sia perché Cinecittà era stata bombardata e distrutta, sia perché non c'erano i soldi per il set e quindi si giravano per strada con attori non professionisti, però il risultato è stato, diciamo, dei grandissimi capolavori. Il neorealismo ha investito anche la poesia, è una poesia anti-ermetica, e l'ermetismo era, diciamo, disimpegno, era una poesia, diciamo, molto aristocratica. Invece il neorealismo era dalla parte del popolo. Il simbolo, uno dei simboli dell'ermetismo italiano è Quasimodo. Anche Quasimodo nel 47 cambia e abbiamo la raccolta poetica Giorno dopo giorno, che non è più una raccolta ermetica, ma è una raccolta diversa, con diciamo, una poesia molto più raccontata e impegnata soprattutto. La lingua è una lingua semplice, quasi vicina al dialetto, si richiama a Verga e al discorso indiretto libero, però c'è anche la lingua teorizzata da Gramsci, la lingua nazional popolare, che doveva servire alla nazione intera. Questo per quanto riguarda il neorealismo. Tra gli scrittori neorealisti, quasi tutti i libri di letteratura italiana mettono anche Vittorini. Però, secondo me, c'è un grande equivoco di fondo. Vittorini nasce a Siracusa nel 1908, come vi ho detto, quasi di fronte a casa di mio nonno, da una famiglia molto modesta. Lui non ha una cultura regolare, scolastico-universitaria. Molto giovane scappa dalla Sicilia, se ne va a Roma e poi a Firenze per andare a lavorare. Fa lavori molto umili. A Firenze entra in contatto con Solaria e conosce Salvatore Quasimodo, di cui sposa nel 27 la sorella Rosa. Poi, diciamo, aderisce al fascismo, nella corrente che viene chiamata il fascismo di sinistra. Molti manuali della letteratura dicono fascismo di sinistra e basta e finisce là, e non spiegano che cos'è. Allora, all'interno del fascismo c'era una corrente rivoluzionaria, anticapitalista, che ce l'aveva con, diciamo, appunto il capitalismo, i padroni, così, che è il fascismo delle origini, che era quello del sindacato, quello degli scioperi, il fascismo delle origini. Dopodiché il fascismo cambia, diventa una cosa completamente diversa e diventa, diciamo, lo strumento della borghesia e del capitalismo. All'interno di questa c'era questa corrente sindacalista che poi è diventata minoritaria ed è stata estromessa. Quindi Vittorini aveva aderito a questo fascismo, diciamo, delle origini, sindacalista, rivoluzionario, ma se ne distacca piano piano
fino alla guerra, la guerra civile di Spagna nel 1936, durante la quale comprende di essere profondamente antifascista. Dal 33 al 43 ha una grandissima importanza nella storia della cultura italiana, perché traduce, vi ricordate, ne abbiamo parlato già a proposito di Solario, traduce molti romanzi americani, tutta la letteratura americana dal fine 800, inizi del 900. Qualche numero viene censurato. Abbiamo parlato del mito dell'americano, non solo dal punto di vista letterario e linguistico del realismo, ma anche il mito politico. Introdurre l'America negli anni 30 vuol dire parlare di libertà, e in Italia negli anni 30 di libertà ovviamente non ce n'era. Tra il 33 e il 34 esce appunto Il Garofano Rosso, il suo romanzo, diciamo, d'esordio, che fece scandalo anche per soprattutto la sfera sessuale. Viene censurato e poi, a causa di Il Garofano Rosso, appunto di Vittorini, viene chiusa anche Solari. Nel 39 va a Milano in clandestinità e si arruola nella Resistenza. E nel 43 viene arrestato, viene portato a San Vittore, ma poi per fortuna viene liberato l'8 settembre, il giorno dell'armistizio. Scappa nelle montagne e si nasconde perché era braccato dai nazisti. E in questa occasione si iscrive al Partito Comunista, ancora clandestino. E dopo la guerra diventa famoso. No, forse nel 43 non era più clandestino. Comunque, insomma, si iscrive al Partito Comunista. E dopo la guerra diventa famoso come un grande organizzatore di cultura. Lavora per Einaudi, per la quale gestisce la diciamo collana Gettoni. È una collana che serviva a scoprire i giovani. Pubblica gran parte della letteratura del secondo Novecento, anche se ha la grande pecca di bocciare Il Gattopardo di Tomasi di Camperuzzo, ma non perché non gli piaceva, ma perché era di gusto non neorealista, era un'altra cosa, e quindi lui l'aveva capito che era qualcos'altro. Dal 45 al 47 diciamo gestisce, porta avanti una grande rivista, Il Politecnico. Ora la vediamo, che propone una nuova cultura. Nel 1956, abbiamo detto, in occasione della repressione in Ungheria delle truppe sovietiche, lascia il PC, e nel 59, insieme a Calvino, fonda un'altra rivista, il Menabo. E nel 66, ancora giovane, a 58 anni, muore a Milano. Allora, Elio Vittorini è un grandissimo organizzatore di cultura, ha un ruolo importantissimo nella storia della cultura, della letteratura italiana. È più importante questo il ruolo che i suoi meriti artistici come romanziere. E negli anni 50 addirittura monopolizza la cultura italiana, diciamo, è il guru, diciamo così, attraverso le traduzioni e attraverso le riviste. Abbiamo già detto che la rivista più importante è Il Politecnico, che viene fondata dal 45, viene mandata in stampa dal 45 al 47. Politecnico è un nome di una rivista che era già stata fondata da Carlo Cattaneo dal 1839 al 1844. E anche quel Politecnico voleva proporre una letteratura nuova, una letteratura impegnata. Quindi voleva una letteratura non tendente al bello, ma tendente all'utile, diciamo, come diceva Manzoni, attraverso le traduzioni italiane. Ma innova perché innanzitutto inserisce nuove discipline, non solo letteratura, ma economia, scienza, psicanalisi, diciamo cultura a 360 gradi. Poi vari temi, la scuola, la disoccupazione, il femminismo, tutti temi che prima della guerra erano proponibili da trattare in Italia, e pubblicò per la prima volta le lettere dal carcere di Gramsci. Poi a un certo punto litiga con Palmiro Togliatti, che è il segretario del Partito Comunista Italiano, perché Vittorini voleva una certa autonomia, è vero, la letteratura impegnata, ma una certa autonomia dal partito.
Invece Togliatti, che veniva dall'Unione Sovietica, veniva da Stalin, voleva una cultura al servizio della rivoluzione. E Vittorini gli risponde che la cultura non può suonare il piffero alla rivoluzione. E i due litigano, il Partito Comunista taglia i fondi al Politecnico e poi nel giro di poco tempo chiude e fonda nel 56, dal 56 fino al 66, anno, scusatemi, dal 59 fino al 66, fonda con Calvino un'altra rivista che si intitola Il Menabò. Però questa si occupa di altri temi, soprattutto il rapporto tra letteratura e industria, e boom economico e modernità. Per quanto riguarda la produzione, abbiamo detto che il suo romanzo d'esordio è Garofano Rosso, che viene pubblicato a puntate sul Solaria. Abbiamo già detto, per la sua scabrosità sessuale, provoca la chiusura di Solaria. È un romanzo di formazione, è un romanzo, una sorta di iniziazione sessuale e politica. La storia di un ragazzo, di un giovane che prima aderisce al fascismo, attratto non dal fascismo, attratto dalla violenza, dall'uso della forza, dal sangue. Il sangue e il sesso. E poi piano piano se ne distacca. Ma non è una trasformazione soltanto politica, lui dice una trasformazione personale. Non sono più fascista perché sono cambiato e mi sono, questo è quello che dice, diciamo, Vittorini in questo romanzo Garofano Rosso, ma perché io sono passato dalla parte degli oppressi e non degli oppressori, e quindi sono cambiato io e cambia anche di conseguenza la mia visione politica. Da questa lotta tra oppressori ed oppressi abbiamo il capolavoro, diciamo, che poi è il romanzo più importante, Conversazione in Sicilia, scritto tra il 38 e il 39, ma viene pubblicato nel 41. E già, intanto, non siamo all'interno del neorealismo, ma Conversazione in Sicilia non può essere definito un romanzo neorealista, ma assolutamente. C'è il grande tema del viaggio. Che cos'è il tema del viaggio? Nel viaggio lo vediamo da Dante, dalla Divina Commedia, anche al cinema. Che ne so, mi viene un esempio banalissimo, non so se avete visto Tre uomini e una gamba, un film molto bello, divertentissimo, di Aldo Giovanni e Giacomo, e c'è il tema del viaggio. Cioè, questi tre ragazzi compiono un viaggio in macchina, alla fine del viaggio sono delle persone diverse rispetto a quando sono partite. Questo è il tema del viaggio. Il tema del viaggio in ogni caso è un viaggio al ritorno. Scusatemi, un viaggio all'incontrario. Lui torna in Sicilia e recupera il passato attraverso il dialogo con la madre, la conversazione con la madre e con altri personaggi. Recupera il passato. Perché aveva bisogno di recuperare il passato? Perché lui parla di astratti furori. Vorrebbe spaccare il mondo, ma non sa cosa fare, non sa, è disorientato, è con la testa per aria, astratta, appunto, non sa cosa fare. Torna alle origini per recuperare se stesso. È un romanzo che tratta del realismo, ma è il realismo americano, non c'entra nulla con il neorealismo. C'entra un po' Hemingway, sì, questo sì, ma non il neorealismo. Infatti è un realismo mitico, simbolico. I personaggi non hanno nemmeno nomi, l'uomo coi baffi, l'uomo senza baffi, l'arrotino. Sono dei personaggi, dei simboli, non hanno nomi, non sono descritti. Per come agiscono all'interno della società, ed è autobiografico, però è un viaggio, è un cambiamento sia personale come quello di Dante, ma che serve per tutta l'umanità. E anche qui scopre il mondo degli oppressi, degli offesi, e vuole recuperare questo mondo. Però non è un mondo offeso soltanto per il fascismo e la guerra, ma è un mondo offeso antropologicamente, vuol dire da sempre. Gli oppressori e gli oppressi ci sono sempre stati, e quindi lui sta dalla parte degli oppressi. L'ultimo romanzo, Uomini e No, e questo è, diciamo, tra i tre sicuramente quello più neorealista. Viene scritto in clandestinità, e poi lui viene arrestato, abbiamo detto, a San Vittore, e poi viene liberato.
Anche qui c'è la lotta tra oppressore ed oppressi, però qui è scritto in prima persona, parla della resistenza, è inserito all'interno del tempo in cui scrive. Si può parlare un po' di neorealismo, anche se non al 100%, perché il punto d'osservazione è un punto d'osservazione diverso. Questo partigiano M2, che è il messaggio in codice, ha una storia anche amorosa, controversa, in questa resistenza che combatte ha una, diciamo, un ruolo molto importante, una donna, quindi non è soltanto dal punto di vista politico. Anche qui abbiamo lo stile asciutto, lo stile, diciamo, americano. Poi non scrive più, si dedica alle riviste, al disimpegno politico dal 1956 in poi, a Menabò, ai gettoni, e diventa questo grande organizzatore di cultura. E poi abbiamo detto che muore abbastanza giovane nel 1966. Per adesso ci fermiamo qui. Io vi ricordo che nel mio sito www.adrianodigregorio.com trovate tutti i riassunti delle vecchie lezioni. Piano piano metterò anche questi, ora comincio a inserire quelli di storia romana, anche se il sito è cambiato non sono ancora bravo a inserirle, però piano piano ce la farò. Poi c'è il mio gruppo Facebook, le lezioni di Adriano Di Gregorio, per qualunque cosa mi volete contattare in privato, non ci sono problemi, ho risposto sempre a tutti, tutti, tutti. E infine, tratto dalle mie lezioni di storia, ho pubblicato da poco La storia raccontata ai ragazzi, che è un libricino molto semplice, agile, non serve soltanto ai ragazzi, le vicende storiche dall'anno 1000 all'anno 2000 raccontate un po' come faccio io, con semplicità, con chiarezza, spero, e con il sorriso sulle labbra. Grazie a tutti.